diamo coerenza e rispetto a Stellantis, coerenza rispetto agli impegni che ha assunto con il sindacato e con il governo circa la necessità di rilanciare gli investimenti, di attivare nuovi modelli, di alzare la capacità produttiva, di concentrare risorse sulla ricerca e di salvaguardare tutti i posti di lavoro e rispetto verso decine e decine di migliaia di lavoratori che pretendono maggiore responsabilità sociale. La produttiva, salvaguardando tutti i posti di lavoro diretti e dell'indotto. Negli stabilimenti italiani c'è una situazione drammatica, molta incertezza sul presente e paura soprattutto sul futuro. E poi chiediamo rispetto, rispetto verso decine e decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori che pretendono di avere il sacrosanto diritto alla certezza dell'occupazione. Ci aspettiamo maggiore responsabilità sociale. Quindi Stellantis presenti subito un piano industriale che indichi impegni certi per il rilancio dell'automotive e il governo accompagni con una forte iniziativa politica l'impegno di Stellantis a realizzare investimenti, maggiore capacità produttiva e maggiore salvaguardia dei posti di lavoro. Non accettiamo cassa integrazione e bisogna smetterla con le uscite dal gruppo.